Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con l'Insurance Academy firmato insieme ad AXA XL. Il webinar di oggi cercherà di rispondere a una domanda: in che modo l'utilizzo dei dati può aiutare i processi di analisi del rischio? Cercheremo di rispondere a questo quesito con Alessandro Zanardi, Data Science e Analytics Manager Risk Consulting, Mauro Plantone, Senior Risk Engineer Property Liability, Ombretta Martinelli, Senior Underwriter Environmental Liability e la moderazione di Paola Radaelli, la nostra vicepresidente ARRA. I relatori durante il webinar terranno la webcam spenta per poter recuperare banda, perché saranno proiettate delle slide e un video. Terrà la videocamera accesa soltanto il relatore che parlerà. Vi ricordo che alla fine del webinar si potrà effettuare il test valido ai fini dell'aggiornamento RUIVAS. Le istruzioni sono allegate, ve le scrivo in chat e le proietteremo alla fine. Aspettiamo tutte le vostre domande, non mi resta che augurare a voi tutti un buon webinar e lasciare la parola a Paola. Buongiorno a tutti, ben arrivati e grazie per la vostra partecipazione ad AXA per affrontare sempre temi così importanti per noi risk manager. Allora, il tema che affrontiamo oggi è come avere un'ottimale profilazione, quindi analisi, conoscenza del rischio, dei rischi ambientali, del rischio inquinamento. Allora, noi ci chiediamo perché ci serve. Ci serve perché il rischio inquinamento potrebbe ha degli impatti estremamente significativi sulle aziende. Non abbiamo solo responsabilità penali, civili, responsabilità amministrative degli enti, però ci potrebbero essere anche azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Quindi è importante conoscere il rischio, conoscerlo bene, per gestirlo al meglio. E perché gestirlo al meglio? È necessario, uno, per adottare tutte le misure di prevenzione e protezione, però potrebbe anche succedere qualcosa che sfugge all'attività dell'azienda e da qui la necessità di un trasferimento assicurativo, diciamo, consapevole e corretto, adatto al rischio che noi stiamo correndo. E da qui il tool che ci verrà presentato. Ma adesso proviamo a vedere cosa ci preoccupa. Non è solo un tema di responsabilità, ma cosa potrebbe succedere che sfugge ai nostri controlli. Noi sappiamo che intanto la probabilità di accadimento è abbastanza bassa, però gli impatti sono significativi. Poi entreremo un attimo nel merito anche degli impatti che ci preoccupano. Gli eventi che possono succedere possono essere eventi accidentali o progressivi. Vediamo qualche evento, qualche esempio. Ci potrebbe essere un incendio che disperde sostanze tossiche. Ci potrebbe essere un'errata manovra che danneggia delle paratie e quindi fa uscire dei prodotti pericolosi. Ci potrebbe essere un malfunzionamento delle apparecchiature che controllano i rottami radioattivi e quindi avere un ingresso nei forni di materiale radioattivo. Ci potrebbe essere un terremoto che danneggia dei teli di discarica profondi e quindi da lì la fuoriuscita di percolato. Ci potrebbe essere un allagamento che danneggia i mezzi di contenimento e quindi fa uscire dei prodotti pericolosi, tossici. Ci potrebbero essere anche eventi progressivi, come abbiamo detto, quindi i serbatoi interrati che si fessurano, o delle vasche, o dei contenitori, dei silos. Questo potrebbe svolgersi nell'attività che noi svolgiamo nei nostri siti, ma anche nell'attività che noi svolgiamo presso terzi, che quindi deve essere mappata accuratamente. C'è un altro aspetto importante, noi potremmo anche non essere responsabili di un inquinamento, però acquistare un'area, diventare proprietari e quindi il rischio in qualche modo ci coinvolge, perché se non altro nel ripristino urgente. E se non viene individuato il proprietario, poi il responsabile, poi l'attività di ripristino comunque deve essere fatta.
Ci possono essere altri casi di responsabilità oggettiva, adesso non entriamo eccessivamente nei dettagli, però cosa ci può essere, quali possono essere gli oneri a cui andare in fronte, a cui far fronte? Abbiamo detto che gli oneri possono essere estremamente elevati. Uno, ci può essere un obbligo di responsabilità di risarcimento per danni a cose e persone, ma anche per un fermo di attività di terzi. Ma non scordiamo anche il fermo della nostra attività se dovesse esserci un inquinamento on-premises, quindi dei nostri siti. C'è anche la bonifica dei nostri siti, il ripristino non solo dei nostri siti, ma anche dei siti esterni, della fauna circostante. Ci possono essere spese di pubblicità e comunicazione, ci sono spese di decontaminazione, smaltimento, carico e scarico. Per non parlare poi della tutela dell'immagine dell'azienda e degli amministratori. Allora, questo è un primo introduzione per dire che le informazioni sull'analisi, sulle caratteristiche di questo sito per noi sono importanti. E quindi adesso avremo l'ingegnere Alessandro Zanardi, che come è stato detto da Angelica, è il Data Science and Analytics Manager Responsible di AXA XL, che ci illustrerà questo tool, il nome è Risk Scanning, che ci serve per conoscere meglio il rischio inquinamento. E quindi io adesso passo la parola all'ingegnere Zanardi. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, come è stato detto, quindi l'obiettivo un po' di questo intervento, di queste orette insieme, è di vedere come il Risk Analytics e il Data Science possono aiutare il processo di risk management focalizzandoci sui rischi ambientali. Allora, partiamo da un perché. Perché abbiamo bisogno di nuove soluzioni e di nuove tecnologie? Che vadano a complementare un po' gli approcci tradizionali. Beh, perché se guardiamo lato compagnia assicurativa, il valore che tendenzialmente noi, il valore coperto dalle polizze assicurative di cui noi conosciamo il rischio, notiamo che questo valore è abbastanza limitato, perché non abbiamo le risorse ovviamente per andare a ispezionare tutti i siti che copriamo attraverso le nostre polizze assicurative. Sarebbe anche molto impegnativo mandare a utilizzare gli approcci tradizionali con degli ispettori su tutte le location, ma direi che questo approccio si riflette, questa valutazione, queste percentuali, seppur con dei valori leggermente diversi, le ritroviamo anche lato cliente. I clienti stessi devono ottimizzare le risorse e spesso non riescono a valutare tutto il portafoglio che gestiscono. Da qui l'esigenza di trovare dei nuovi strumenti che ci consentano di valutare i rischi che vogliamo coprire. Se pensiamo al rischio ambientale, noi abbiamo ipotizzato, noi pensiamo che i tre principali KPI che dobbiamo investigare sono sostanzialmente come il rischio è gestito localmente, quindi una valutazione del risk management, una valutazione dell'ambiente circostante, dell'ambiente che sostanzialmente si trova in prossimità della location che vogliamo assicurare, e poi ci sono i rischi legati alle attività. Direi che per quanto riguarda i rischi legati alle attività, possiamo sostanzialmente stimare i potenziali eventi che possono nascere in funzione dell'attività che viene svolta nel singolo sito. Quindi è un KPI in cui possiamo fare delle valutazioni preliminari senza particolari problemi. Per quanto riguarda invece l'ambiente circostante e il risk management, questi sono due KPI dove crediamo possa il risk analytics e l'utilizzo del data science possano dare un grande contributo. Perché dico questo? Se penso appunto all'ambiente circostante, sono disponibili, diciamo così, sono disponibili diversi dataset, diverse collezioni di dati che ci dicono, ad esempio, quali sono tutte le aree protette in ambito europeo, in ambito mondiale. Sono disponibili dei dataset che ci dicono anche qual è la destinazione d'uso delle diverse aree del pianeta, della Terra, e sono anche identificate, ci sono dei dataset idrologici dove sono identificati tutti i corsi d'acqua e torrenti. Quindi sull'ambiente circostante,
e il sito, siamo in grado, attraverso il data science, di stimare l'importanza di questi dell'ambiente, l'importanza, la sensitività. Quindi, qualora succeda un danno, chi vado a impattare e qual è l'importanza dell'ambiente circostante. Per quanto riguarda il risk management, noi abbiamo pensato di utilizzare un approccio più analytics che data science, che consiste in sostanza nell'inviare delle checklist ai gestori, al plant manager o ai gestori locali, che in sostanza servono a verificare la loro sensibilità su queste tematiche, la loro conoscenza dei rischi ai quali possono essere esposti, in modo in sostanza da semplicemente valutando le loro risposte già dare delle informazioni aggiuntive, aumentare il loro livello di conoscenza su queste tematiche e dare già dei suggerimenti su come analizzare, su come affrontare e ridurre questi rischi. Come dicevo, è quindi l'approccio di data science si va a integrare nel framework tradizionale del risk engineering, che era basato principalmente sull'utilizzo delle ispezioni in sito. Le ispezioni in sito che per noi sono fondamentali e rimangono e rimarranno, ma che saranno focalizzate nella nostra idea su quelle location, quei siti dove in sostanza ci sono o valori assicurati molto importanti oppure livelli di rischio molto alti. Gli approcci digitali ci servono quindi per fare delle analisi preliminari, per identificare, per fare uno screening di portafogli anche molto grandi, identificare in sostanza i siti più rischiosi o i siti dove c'è una minore conoscenza del rischio o una minore gestione del rischio e quindi focalizzare gli interventi su queste specifiche location. Quindi sono degli sistemi che ci consentono di ottimizzare tutti i processi di risk management e anche analizzare grossi portafogli in tempistiche molto ridotte. Il risk scanning, come è stato detto poco fa, è il nostro applicativo, l'applicazione che noi abbiamo creato per eseguire questo tipo di valutazioni che poi coprono diverse linee di business, appunto oggi ci focalizziamo sull'environment, e noi abbiamo creato quindi questi tre livelli nel framework di risk engineering. Il livello 1 per noi è un livello molto semplice, dove in sostanza suggeriamo al cliente di comunicare o inserire semplicemente gli indirizzi delle proprie location che si vogliono assicurare, e il sistema, come dicevo, estrarrà le informazioni in automatico, le informazioni di tutta la sensitività dell'ambiente circostante alla location analizzata, e poi la combinerà con alcune informazioni sul tipo di attività e darà un'indicazione generica del potenziale livello di rischio per quanto riguarda il danno ambientale. Il livello 2 è un livello dove aggiungiamo una valutazione del risk management locale che viene fatta attraverso appunto la sottomissione di questionari che servono per valutare come viene gestito localmente il sito e quindi anche il livello di risk awareness del plant manager, delle diverse interfacce locali, e molto spesso si ha anche a disposizione un esperto, in modo remoto che può aiutare e guidare delle preliminari, sostanzialmente delle preliminari, può dare delle preliminari suggerimenti per gestire e ridurre il rischio. Il livello 3 poi è il livello tradizionale che si focalizza, come dicevo, sulle ispezioni molto di dettaglio e che servono appunto a dare raccomandazioni molto dettagliate. Dove ha senso? Quindi, riassumendo, dove ha senso e quando, che cos'è il risk scanning e dove ha senso farlo? Beh, per noi appunto il risk scanning, come dicevo, è una soluzione digitale che ci consente di allargare molto la conoscenza del proprio rischio, sia lato azienda assicuratrice che anche lato cliente. Consiste nella sottomissione di informazioni attraverso un portale digitale, e oltre alla sottomissione di informazioni c'è anche l'analisi di tutte le informazioni che possono essere recuperate utilizzando dati che sono già disponibili, appunto, come dicevamo, zone protette, aree idrologiche e così via. Quando ha senso per noi fare questo tipo di analisi? Beh, senza ombra di dubbio per tutti quei clienti che hanno dei portafogli molto ampi di siti, che quindi non riuscirebbero a valutare con approcci tradizionali, tutte quelle attività, diciamo, che hanno delle lavorazioni standard, quindi mi verrebbe da dire non applicheremo mai un approccio prettamente digitale sull'analisi di un impianto nucleare, per esempio, perché richiede delle analisi molto più di dettaglio, e per noi potrebbe avere molto senso, e stiamo iniziando ad utilizzarlo molto, sull'analisi dei supplier, che anche per quanto riguarda il rischio ambientale
potrebbe impattare i nostri clienti. Infatti, se penso soprattutto alle industrie farmaceutiche, molto spesso per certe regolamentazioni e legislazioni, gli aspetti dell'analisi anche se l'attività, diciamo, esternalizzata dei CMO, si possono essere impattati dai rischi che il CMO stesso, il fornitore terzo, produce. Quando quindi, perché dovremmo fare questa analisi? Beh, come dicevo, senza ombra di dubbio, per aumentare la nostra conoscenza, e anche la tua cliente, per aumentare la conoscenza del rischio e poi anche per iniziare a introdurre questi aspetti di risk management e di gestione del rischio su quei siti, su quelle location che tradizionalmente sono sempre stati esclusi dagli approcci tradizionali di gestione del rischio, perché appunto o piccoli o con valori assicurati troppo bassi, o perché il cliente non disponeva appunto non aveva delle risorse sufficienti per farli rientrare nei programmi di risk management tradizionali. Ora io chiederei magari l'aiuto della regia per mostrarvi brevemente come funziona il nostro applicativo. E quindi un applicativo che consente di avere un'analisi sia di alto livello, quindi un'analisi sulla qualità del portafoglio, ma che ci consente anche di andare molto più nel dettaglio, valutando appunto sito per sito quali sono le problematicità identificate dall'applicazione. Unpredictability is a part of everyday life and affects business globally. The best way to stay prepared is by knowing what to expect and do. Our risk scanning platform monitors and analyzes information regarding your business constantly to provide impactful insights wherever you are. Our risk engineering expertise, combined with the use of data science and analytics, help you identify and mitigate risks. Just log in, answer a few questions, and we'll take it from there. Get easy to understand information about all your sites. And with risk grades for each asset to see what is actually going on. This is key to make sure business continues as usual, even when certain areas may be exposed to risks that disrupt standard processes. We're here to protect what matters to your business and act to improve the areas that are vulnerable to hazards. Our experts will advise you on the best course of action to reduce risk and increase stability. A global view of all your assets that automatically maps out risks in a comprehensive way that fits your needs and makes sense for you. Our risk engineering experts manage data and work alongside you to best understand the overall situation. We're able to turn information into quality data. These insights evolve as hazards and risks do too, delivering best practices in every area of your business. Grazie. Se posso condividere un attimo, mostrerei in sostanza la mia slide conclusiva per riassumere un po' di cui abbiamo discusso. In sostanza, noi crediamo che questi approcci digitali possano dare dei benefici ad entrambi le componenti, sia al cliente che anche alla società, all'assicuratore, all'assicurazione. Perché dico questo? Beh, perché l'utilizzo di questi strumenti consente al cliente, come dicevamo, di allargare la propria conoscenza dei propri rischi in modo molto efficiente, anche economico, se vogliamo. Consente di avere una visione globale della qualità del portafoglio del cliente, ma anche di andare nel dettaglio e capire, sito per sito quali sono le problematicità identificate e quali possono essere delle preliminari valutazioni, dei preliminari suggerimenti che il cliente può mettere in atto per ridurre e gestire il proprio rischio. È un sistema, il nostro è un sistema tendenzialmente anche flessibile e che può essere customizzato. Cosa vuol dire? Che qualora ci sia la necessità di focalizzare l'attenzione su degli particolari aspetti di valutazione, sono delle attività che si possono inserire facilmente all'interno degli algoritmi. In sostanza si tratta di customizzare un po' il questionario, le informazioni che vengono richieste al sito per focalizzarci su questi aspetti sui quali si vuole puntualizzare un po' di più e focalizzare l'attenzione. Un aspetto importante per noi è che, come dicevo, però questi strumenti non vanno mai usati da soli, nel senso possono essere usati per avere uno screening preliminare, ma ci deve essere sempre, noi suggeriamo sempre l'affiancamento di un esperto che appunto deve guidare anche un po' la scelta
dei suggerimenti, quindi il famoso livello 2, dove ci sono degli esperti, comunque sia che attraverso delle conference call possono guidare, riassumere i risultati dell'analisi e guidare il stabilimento, le location assicurate su degli aspetti di implementazione di raccomandazioni. E infine riteniamo anche che una migliore conoscenza del proprio portafoglio possa, un'analisi anche molto più ampia del proprio portafoglio, possa portare beneficio al cliente, che possa ottenere delle soluzioni più customizzate, soluzioni assicurative più customizzate sul mercato, perché magari viene anche a conoscenza di rischi ai quali non pensava neanche di essere potenzialmente esposto, o ha semplicemente delle buone valutazioni e quindi può ottenere anche condizioni potenzialmente migliori. Lato compagnia assicurativa, anche ci sono dei benefici anche lato società assicuratrice, perché ovviamente avere una migliore conoscenza consente di avere delle selezioni del rischio migliori, programmi di rischio più dedicati, e anche lato nostro direi ci possono essere degli importanti efficientamenti nel processo di risk management, perché riusciamo a efficientare molto questa analisi riducendo i costi e le tempistiche. Passerei quindi poi la parola ai miei colleghi. Perfetto, allora Ingegner Tornardi, la ringrazio molto per il suo intervento. Lei ha già risposto alla domanda che dovevo farle, quindi non le pongo domande, perché è stato efficacissimo. Però è arrivata una domanda dal pubblico, allora vediamo se può darci un contributo. Come questo tool può supportare, se fosse troppo tecnica, quella la vediamo, lasciamo dopo all'ingegnere Plantone, come questo tool può supportare l'analisi dei rischi legati all'agricoltura in prossimità di siti Natura 2000? Io non saprei dire. Sì, direi sì, la shifto, la delego poi a più Plantone. Allora, l'idea di questo tool è che in sostanza, quando dicevo, fornisce uno screening, una valutazione, quindi ci dice sostanzialmente qual è il potenziale livello di rischio, se ci sono delle vicinanze ad aree protette e così via. In questo caso specifico mi sembra di capire che già ci sia un'idea sulla potenziale rischiosità, e quindi si passa direttamente alla mitigazione, e quindi più una parte molto più da esperto. Fantastico, anche per la chiarezza nella risposta. Allora, adesso noi passiamo la parola all'ingegner Mauro Plantone, che è Senior Risk Engineer Property and Liability, ovviamente di AXA XL. L'ingegner Plantone andrà più in dettaglio su questo strumento, che è stato sviluppato anche con l'ingegnere Dominic Scheiben, e ci dirà come può essere utilizzato, i vantaggi. Quindi io lascio la parola, ringrazio l'ingegner Plantone e gli lascio la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio Arla per l'organizzazione di eventi sempre utili, interessanti, e un saluto ai partecipanti. Allora, io mi ricollego alla sua introduzione che ha fatto, molto chiara, diciamo, per rappresentare quali sono i pericoli legati a eventi inquinanti, per aggiungere anche altre due considerazioni. La prima ulteriore considerazione che vorrei aggiungere, oltre al fatto che appunto gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali legati a eventi di inquinamento rappresentate da una bassa probabilità o da un'alta severità, è che la rischiosità ambientale è un aspetto dinamico. È un aspetto dinamico perché anzitutto tiene conto di un'evoluzione della normativa ambientale che tende a diventare sempre più pesante, diciamo, dal punto di vista anche dei requirements per le aziende, e l'impatto dei costi è piuttosto rilevante, non solo dal punto di vista del portafoglio aziendale nel momento in cui avviene un inquinamento, ma anche dal punto di vista del costo sociale. Inoltre, i rischi ambientali hanno questa particolare caratteristica rispetto ad altri, che sono dei rischi caratterizzati da un multiplo scenario di evento. Pertanto, la prima considerazione che mi viene da fare e che i rischi vanno analizzati e visti. Diventa praticamente difficile, direi che
riesce a farlo, fare una valutazione in assenza di informazioni. Quando si ricevono le submission, e io con la mia collega Ambretta Martinelli ci confrontiamo sempre, entriamo nel dettaglio, cerchiamo di analizzare poi i rischi andando a identificare quelli che potrebbero essere i potenziali scenari accidentali o scenari graduali. Ma se mancano le informazioni, 6, 7, 8 questionari su 10, quindi 80%, normalmente non contiene nessuna informazione utile, è praticamente difficile fare questi approfondimenti, che sono invece molto importanti per poter definire un appropriato livello di copertura assicurativa, che la mia collega poi spiegherà attentamente. E pertanto l'analisi è importante, così come la visita è importante, perché bisogna vedere il rischio. Il rischio non si vede, non si conosce, e quindi è difficile poterlo altrettanto quotare in maniera opportuna, andando anche a individuare quelli che possono essere magari degli elementi di esclusione che possono essere utili. Di conseguenza, se noi abbiamo a che fare con clienti che sono rappresentati da un numero inferiore a 10, direi, no? Di siti ubicati in diversi paesi, possiamo sostanzialmente decidere di fare un campionamento, un carotaggio, e andare a effettuare direttamente la visita, quello che è il livello 3 che il mio collega diceva prima. Quando invece il numero di siti inizia ad aumentare significativamente, allora a questo punto è importante utilizzare gli strumenti di data science. Quindi noi seguiamo questo livello, questo multilivello di approccio, che parte da un livello iniziale molto semplice, che è anche a basso time consuming, direi, da parte del cliente, perché deve fornire poche informazioni. L'ha già detto Alessandro, cioè le coordinate referenziate del sito. Aggiungerei anche il livello dell'occupante, cioè la caratteristica del sito, cioè cosa fa il sito, una breve descrizione del processo produttivo è sempre utile, a meno che non si tratti di magazzini, e una quantità massima di sostanze potenzialmente pericolose, non necessariamente per l'ambiente, perché consideriamo anche tutte quelle sostanze pericolose che sono elencate all'interno del CLP, cioè Classification Level Impact del regolamento. Questa analisi qui consente in primo istante, appunto con pochissime informazioni, di andare a rilevare quelle che sono le sensitività ambientali. Che cos'è la sensitività ambientale? Non è altro che il potenziale impatto che uno stabilimento andrebbe a generare nelle aree circostanti in caso di evento, in caso di impianto. Il livello 2 invece sarà un approfondimento un po' più specifico, perché entriamo nel dettaglio del singolo sito, sempre attraverso non una visita ma un'analisi polino, ma con l'utilizzo di una checklist, in questo caso molto più strutturata. Quindi qui sì, c'è un time consuming, ma opportuno da parte del cliente, perché vogliamo entrare nel merito e nel dettaglio di informazioni molto più specifiche della produzione. E poi c'è il livello 3, una volta identificati e selezionati o scremati, diciamo, quei siti più impattanti, potenzialmente più impattanti, lì sì diventa importante andare a fare anche la visita, perché andremo a entrare nel dettaglio anche della sicurezza di processo, sostanzialmente, no? Di tutti quegli elementi che possono generare direttamente un problema catastrofico. Il primo livello è rappresentato da questa novità di AXA-XL, cioè dell'Environmental Sensitivity Map, è appunto, come ho spiegato prima, il primo livello di approccio, quindi semplice, si passa su delle mappe di rischio. Se avete presente un po' le mappe di Natural Hazard, qui ci stiamo abbastanza vicino. Sono dataset che vengono acquisiti attraverso delle mappe istituzionali, governative, o legate a dei progetti europei, quindi sono informazioni scientifiche e solide. E direi, visto che ho parlato prima
del rischio ambientale come un rischio dinamico, anche l'Environmental Sensitivity Tool è un rischio dinamico, è una, un tool dinamico, perché l'evoluzione di alcune di queste mappe nel tempo andrà a evolvere lo stesso environmental. Ne ho selezionate alcune qui, giusto per farvi vedere degli esempi. C'è Land Cover, che è la mappa di utilizzo dei suoli, o c'è la mappa di gestione di presenza, diciamo, degli acquiferi, la Mitra, l'Hydro, che è una mappa legata alla, al flusso dei corpi idrici superficiali, le mappe o le mappe, per esempio, degli inquinamenti, micro e macro inquinanti. Ora, cosa fa questo strumento? Va a verificare quelli che sono inquinanti, i percorsi preferenziali, che possono coinvolgere diverse matrici ambientali, quindi l'aria, le acque superficiali o i suoli, i sottosuoli, e andare a individuare i recettori sensibili. Il punteggio, questo è un aspetto molto importante, ci tengo a sottolineare, che il punteggio di sensibilità non è un punteggio che normalmente viene dato a caso, cioè basso, medio, alto, come si farebbe senza avere un'analisi di tipo, ma è un punteggio oggettivo e quantificato. Viene calcolato per ogni punto di una griglia latitudine, la cui maglia in genere è variabile in funzione proprio della tipologia dei recettori considerati, e considera questi multipli scenari, perché l'ho detto prima, l'ambiente, il rischio ambientale è caratterizzato proprio da multipli scenari. Non impatti solo in atmosfera, ma impatti anche attraverso le ricadute del plume inquinante al suolo e anche sulle aree protette, se ve ne sono e a che distanza sono protette. L'aspetto importante è che il punteggio risulta indipendente con questo strumento, con questo livello 1, dalle attività industriali nel luogo considerato, ma si basa sulla direzione di flusso dei corpi idrici, si basa sulla distanza dal corpo idrico recettore, si basa sulla presenza, il livello di profondità di un acquifero rispetto al piano campagna, sulla qualità della falda, su alcuni fattori geotecnici come le caratteristiche meccaniche dei suoli, come la permeabilità, il fattore K, che è molto importante per capire quanto un inquinante riesce a penetrare attraverso il suolo ed arrivare a contaminare la falda, che poi lo sfanderà in altre direzioni. E poi mi immagino sostanzialmente che se ci sono dei pozzi agricoli che utilizzano l'acqua contaminata, andranno a contaminare e a immettere nella catena alimentare l'inquinante. O la presenza e distanza rispetto all'area naturalmente, o l'utilizzo dei suoli, quindi sostanzialmente quella che è la mappa di use. E quindi andando a matchare sostanzialmente i percorsi preferenziali, i modelli di propagazione dell'inquinante e i recettori ambientali, abbiamo preso le diverse mappe, quindi in particolare i dataset, e li abbiamo fatti confluire anche attraverso questa griglia per andarli a collocare all'interno di quelli che sono gli impatti verso i recettori selezionati. Ora, qui molto velocemente, sostanzialmente, noi poi siamo andati a fornire un grading di rischio proprio, no? Per ciascuna di questi dataset, per ciascuna di queste mappe, ne vediamo qui qualcuno, per esempio per l'area Natura 2000, per le aree naturali, le aree protette, in funzione del numero di habitat, della priorità delle specie, della priorità di specie a rischio anche estinzione, quindi dell'indice di biodiversità, andiamo ad applicare un che va da 0 a 10, cioè da bassa biodiversità a basso indice di biodiversità. Lo stesso si fa sul Land Cover Use, che si basa sul progetto Copernicus europeo, oppure se prendiamo gli acquiferi, sostanzialmente gli acquiferi, attraverso questa mappa andiamo ad attribuire, siamo andati ad attribuire anche qui un punteggio da bassa esposizione ad alta elevatissima, attraverso i dataset indicati, l'Internazionale Geological Map of Europe. E quindi
questa che è la matrice, sostanzialmente si colora attraverso quelle che sono le mappe specifiche per tipologia di recettore e di percorso identificato, di percorso inquinante, per poi generare la mappa environmental sensitivity. Questo è un esempio di come le mappe vengono utilizzate per un'analisi speditiva, no? Quindi identificando sostanzialmente il punto che è il sito. In questo caso, se selezioniamo la mappa relativamente all'area naturale protetta, avremo un punteggio dedicato che ci indicherà, in funzione di quello che è il raggio di influenza, che è molto importante per considerare il raggio di influenza, che per aree protette può essere di diversi chilometri, mentre per specificità legate a impatti territoriali come land use sarà invece di poche centinaia di metri, quindi molto più dettagliato. Oppure la mappa questa generata degli impatti sui corpi superficiali o la mappa generata. Ora vi spiego sostanzialmente velocemente come, cioè la dinamica matematica che c'è dietro queste, no? Cioè la propagazione del modello, il modello di propagazione e diffusione dell'impatto. Allora voi vi dovete immaginare questo, che c'è una griglia e che la griglia ha delle misure variabili di maglia all'interno della quale noi attraverso la georeferenziazione, latitudine e longitudine andiamo a identificare tutto, e questa griglia sostanzialmente si va a sovrapporre sulle mappe. Poi ci applichiamo anche l'orografia, che è un aspetto molto importante, cioè i livelli e le altezze del territorio. E quindi è come se avessimo da una mappa totalmente 2D, una mappa 3D, quindi una visione tridimensionale. Ci immaginiamo il percorso preferenziale dell'inquinante, certo, con l'orografia lo si può fare. Lo si può fare se c'è una perdita che può intaccare il suolo e le acque di falda, attraverso l'identificazione dei dataset legati ai bacini idrogeografici, quindi anche dell'orografia. Oppure se è un inquinante atmosferico, chiaramente il plume di diffusione dell'inquinante attraverso i valori di vento dominante. Si aggiungono poi le diverse mappe, perché è un sistema GIS, questo, in cui andremo a identificare quelli che sono sostanzialmente l'overmapping della sensitività delle aree Natura 2000, dei suoli, dell'impatto sugli acquiferi, quindi le tipologie di acquiferi, della natura dei terreni, della natura dei corpi idrici. E quello che vedremo è sostanzialmente che il percorso del plume inquinante, la fattispecie è un impatto sul corpo idrico, parto del corpo idrico rispetto quindi alla traiettoria, al percorso, al profilo del corpo idrico recettore, avrà degli impatti abbiamo identificato in questo caso, non bassi in questa zona, ma man mano che si avvicina verso delle aree più impattanti, quindi aree Natura 2000, aree con utilizzo del suolo, zone residenziali oppure aree agricole, ecco che questo indice tende ad aumentare perché riflette quello che può essere effettivamente il potenziale impatto sull'area circolare. Ho fatto un esempio per mostrarvi come escono fuori dalle nostre analisi alcuni siti. Qui in questo caso sono un sito in Francia, in Spagna, in Italia, perché c'è da dire che la map sostanzialmente si applica specificamente in questo momento all'Europa e all'UK e sarà successivamente nel prossimo futuro poi esteso anche ad altre aree del mondo, però copriamo diciamo tutta l'Europa in questo momento. E qui vedete una rappresentazione per esempio che ricade in un'area vicino a un corpo idrico, quindi c'è la mappa di sensibilità
all'acqua, rispetto al corpo idrico, vedete i punteggi, quello che ci interessa è che questa non è una media bassa, è una media ponderata che tiene conto appunto delle influenze della contaminante rispetto al recettore. Oppure qui vediamo in Italia, che poi ho anche analizzato direttamente attraverso una visita, che è presente all'interno di un'area industriale, ma anche residenziale, fortemente basso collegamento con corpi idrici, però una presenza, diciamo, ad una certa distanza di un'area Natura 2000, ma le dinamiche meteo in questo caso, non nel caso dell'evento, diciamo, di inquinamento atmosferico, non porterebbe impatto sia per la distanza sia perché i venti dominanti hanno altre esposizioni. L'Environmental Sensitivity Tool è quindi un tool che si incastra all'interno del Risk Scanning, che è una piattaforma che ha spiegato Alessandro Zanardi, e quindi quello che vi ho mostrato in questo momento sostanzialmente viene rappresentato all'interno la matematica è sostanzialmente l'aspetto ingegneristico che c'è dietro questi modelli, viene poi analizzato all'interno di questo Risk Scanning e rappresentato con il tool di Risk Scanning. Si otterrà alla fine una mappa di identificazione dei siti con le esposizioni, quindi i punteggi per i diversi impatti ambientali e l'impatto di vita ambientale, il punteggio di sensibilità ambientale complessivo in generale, anche eventualmente un report non dettagliato ma molto semplice che analizzerà i diversi aspetti. E questo rappresenta il corredo, diciamo, del primo livello. Il secondo livello di rischio, quindi una volta che noi attraverso questo primo livello abbiamo osservato anzitutto una preliminare valutazione, sebbene sia, diciamo, abbastanza tecnica anche, comunque una preliminare valutazione, abbiamo identificato alcuni siti e di questi siti noi vogliamo entrare in un approfondimento. Quindi facciamo una desk site analysis attraverso però un questionario che diventerà molto interessante perché oltre ad essere composto da un numero variabile abbastanza elevato di domande, si adatta all'occupancy del cliente, quindi alla tipologia di attività produttiva. E quindi andrà ad indagare direttamente quelli che sono i rischi associati all'attività produttiva. È un questionario che viene compilato dal cliente, ci consente di riformulare la mappatura dei rischi sulla base di informazioni molto più solide. Questo sì, lo dicevo prima, è un time consuming da parte del cliente, ma a ben vedere perfettamente gli fornisce quelle informazioni ulteriori ci interessa avere, oltre al fatto che attraverso un'analisi processata da parte della piattaforma di Risk Scanning potremmo già iniziare a dichiarare o a fornire alcune raccomandazioni base, alcune misure di prevenzione o di mitigazione preliminari. Il terzo livello e anche identificare dei KPI che sono molto importanti, perché così come si fa per altri rischi anche nel ambientale, abbiamo dei KPI che vanno dal risk management alla pericolosità del sito, all'environmental sensitivity, infatti il livello 1 diventa integrato al livello 2 in questo caso, e il monitoring, il maintenance, aspetti molto importanti siti. L'environmental housekeeping e l'operational management, cioè questo questionario è in realtà organizzato, le domande sono in realtà organizzate per generare dei KPI. Potremmo fare anche la simulazione dell'esito, cioè come migliorerebbe il rating di rischio andando ad operare su alcune misure di prevenzione. Il terzo livello è una volta identificato attraverso il primo e il secondo livello i rischi e soprattutto la batteria di siti possono essere
posizionati a più elevato livello di vulnerabilità e di severità, su questi possiamo andarci a concentrare attraverso delle visite che sono, diventano mirate, in questo caso, perché bypassano l'aspetto della checklist, ma vanno direttamente a individuare quelle che sono i gap di processo, i rischi di sicurezza, banalmente le manutenzioni o l'asset integrity level, che consente di fare non più una simulazione, sì, ma l'exit approach in pratica, una, fornire delle raccomandazioni molto strutturate che consentono in quel caso di mitigare realmente il rischio in funzione di quelle che possono essere le esposizioni, ma anche di quelli che possono essere i costi per la mitigazione. In questo caso l'analisi si fa anche per matrici ambientali, quindi il sistema ci consente non solo di individuare un rating ambientale generale del sito, ma anche di spettarlo per le matrici ambientali, quindi l'impatto in atmosfera, l'impatto nei corpi idrici superficiali o l'impatto sul suolo, E per concludere, in questo caso sì, avremo invece un report molto più strutturato, dello tipo il report rischio incendio, con degli scenari di rischio, quindi degli scenari graduali, degli scenari accidentali, con una strutturata indicazione delle raccomandazioni e un'analisi di quelli che sono gli aspetti da impatto sul potenziale del sito, all'environmental sensitivity, alla gestione operativa e alla gestione ambientale. Questi sistemi, questo modo di approcciare, certamente rappresenta poi quello che definisco essere un vero e proprio environmental loss prevention program, che diventa e deve diventare importante per le aziende, soprattutto per le aziende molto strutturate, perché consente di andare a definire effettivamente anche dei programmi di investimento che possono essere utili sugli aspetti ambientali, senza tralasciare il fatto che questi sistemi si adattano poi molto bene attraverso l'analisi dei rischi ambientali a coprire gli aspetti di ESG, no? Ormai cioè, la componente ambientale di un sistema environmentale. Io ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio. La ringrazio, ingegner Plantone. Due domande. Una viene dal pubblico e quanto pare una persona molto esperta. Ci chiede se viene sfruttato l'approccio bayesiano presupponendo una distribuzione a priori degli eventi. Se non vorrei entrare troppo nel dettaglio delle vostre metodologie, dei vostri algoritmi, però se ci può dare un qualche indicazione. No, non viene utilizzato questo approccio. Perché okay. L'approccio che si immagina sostanzialmente è quello che tiene conto, come ho spiegato prima, specificamente della natura e della struttura delle mappe e quindi dell'orografia del territorio, per ipotizzare quelli che possono essere dei modelli di propagazione. Questo tipo di analisi qui sono le analisi che normalmente poi si fanno quando si analizzano le emissioni di origine piuttosto che le emissioni attraverso dei modelli gaussiani. Non entriamo chiaramente, non sarebbe più in basso. Non so quanto poi un cliente possa essere interessato a pagare per avere effettivamente diciamo una proiezione molto precisa di quello che è l'analisi. In genere questi sono degli aspetti che si fanno quando uno fa uno studio di impatto ambientale. Siccome io faccio parte del comitato tecnico di una regione in Italia sugli studi di impatto ambientale, queste cose le analizziamo in quelle occasioni, non in una analisi di rischio che ha il compito sostanzialmente di individuare, come ho detto prima preliminarmente,
quelli che possono essere gli impatti ambientali nelle aree circostanti attraverso però dei modelli concreti e non come una valutazione soggettiva medio, basso, alto. Perfetto. Un'altra domanda. Quali sono i potenziali sviluppi futuri del tool per l'analisi dei rischi ambientali? Lo stavo accennando proprio in conclusione, sicuramente quello di andare a fornire un supporto agli aspetti environment, quindi definire un insieme environment del sistema ESG, un insieme di criteri centrali nella misurazione delle sostenibilità, dell'impatto sociale di un investimento che sta diventando sempre più un aspetto importante per le aziende, e l'analisi che noi possiamo effettuare attraverso questi non di livello 3, ma almeno che si fermano a livello 2, consentono di identificare quei criteri che includono chiaramente l'energy use, la gestione dei rifiuti, l'impatto sul territorio circostante, la gestione dei consumi idrici, l'inquinamento idrico, il sistema di gestione dei trattamenti delle acque reflue, natural resources conservation, l'indice di biodiversità. Tutti questi aspetti effettivamente confluiscono tra il primo e il secondo livello, e quindi nel momento in cui si va a identificare un questionario per una tipologia di cliente strutturato, si possono agganciare dei KPI che vanno effettivamente a riflettere, a coprire questo aspetto, cioè la componente ambientale dell'environmental social economy. Questo è un rischio molto tecnico, estremamente tecnico. Mi sembra che uno dei vantaggi del vostro strumento sia di supportare i clienti nel raccogliere i dati in modo tale da supportarli nella valutazione tecnica. Penso di essere d'accordo su questo tipo di interpretazione. Assolutamente sì, ha il duplice obiettivo sia di riferirsi verso i clienti, quindi sostanzialmente di aiutare le aziende a identificare meglio, quindi qua faremo di più. È chiaro che l'azienda conosce bene le attività, e fido a questo, entra nel merito attraverso la struttura di environmental health and safety negli aspetti gestionali e operativi. Dalle tante attività che ho svolto e anche precedentemente l'attività in AXA, ho lavorato per tanti anni nell'industria elettrica, direttamente in campo, effettivamente la valutazione dei rischi è un capitolo diverso rispetto alla gestione operativa day by day in un stabilimento. Quindi sono strumenti che agevolano l'identificazione attraverso degli scenari di rischio. Inoltre, oltre a questo, qual era l'altra parte che diceva? Se io fossi? No, mi sembra che questo strumento sia un aiuto al risk manager che deve interloquire con gli esperti della propria azienda nel raccogliere queste informazioni. Certamente va ad agganciare infatti quelle che sono le esigenze del risk management con gli altri livelli trasversali dell'azienda, quindi tende ad agevolare anche l'interfaccia tra il risk management e le altre direzioni operative aziendali, tra cui l'EHS è una di quelle direttamente operativa. E il secondo aspetto che volevo dire è che agevola anche i nostri sottoscrittori chiaramente nell'approfondire certo. Meglio quello che è il rischio, quindi sono due elementi complementari che riescono ad essere soddisfatti. Le faccio ancora due domande, poi lasciamo spazio all'ingegner Martinelli perché è la parte più importante, poi quando trasferiamo questo rischio. Una, anche questa è molto tecnica, un partecipante dice: quale risoluzione spaziale ha il dataset relativo alle mappe? E vi è quindi una informazione analitica delle caratteristiche fisiche dei terreni, degli aquifer, sulla massima risoluzione delle mappe?
Allora, le mappe, quindi quella griglia che dicevo prima, ha una maglia che è variabile in funzione del tipo di recettore. Se io devo andare ad analizzare, se io ho vicino un'area agricola che è coltivata, un tipo di coltivazione, certamente la mappa, la maglia del percorso preferenziale diventa di 25-50 metri. Se invece, e quindi è molto molto fitta, se invece, ed è questo tipo di fittaggio sostanzialmente va anche a coprire le caratteristiche dei terreni, perché sfido chiunque a vedere se la permeabilità cambia in 25 metri. Cioè. Perfetto, Invece, faccio. se, no, Scusa. invece se, se io devo avere a che fare con un inquinante atmosferico, lì invece devo andare chiaramente ad una maglia molto più larga, quindi 100 metri, diventa con un raggio di influenza più ampio, quindi di chilometri in sostanza. Perfetto. Un aspetto che poi noi risk manager dobbiamo comunque costruire è anche lo scenario, no, di rischio, quindi quantificare quali sono gli oneri a cui l'azienda dovrà andare incontro. Ecco, questa parte mi sembra che sia poi lasciata ovviamente all'azienda, questo tipo di valutazione. No, noi possiamo fare io l'ho fatto, una quantificazione degli scenari di impatto, però questo si fa al terzo livello. Ok, perfetto, vede allora che benissimo, perché poi Quindi quando noi. possiamo entrare nel merito anche di dire se hai dei serbatoi interrati in funzione delle caratteristiche, eccetera, eccetera, e dovessi avere una perdita in funzione del tipo di inquinanti, tu potresti avere questo danno potenziale. Attraverso delle tabelle si prende in riferimento la regione Piemonte, che ha delle tabelle sui calcoli specifici, computimetrici e calcoli specifici di impatto ambientale sui terreni, sulle aree, quindi sulla bonifica, quindi sulla quantificazione del quanto può costare economicamente un intervento di Perfetto, remediation. perché noi sappiamo che facciamo tutto quanto possibile, perlomeno per prevenire e mitigare, però l'imprevisto ci può sempre essere. Allora diamo la parola all'ingegnere Ombretta Martinelli, che è Senior Underwriter Environmental Liability a ZXL. E l'ingegner Martinelli ci descriverà lo scopo assuntivo di questo tool e qual è l'importanza, già lo sappiamo, ma ci chiarirà ancora più il concetto di conoscere bene la profilazione del nostro rischio. Ingegner Martinelli, a lei. Grazie mille, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie ad ARRA che ogni anno ci dà la possibilità di parlare di inquinamento ambientale, di danno ambientale, che è un tema sempre più attuale, però purtroppo magari se ne parla ancora poco e soprattutto si conosce ancora poco in tutti i suoi aspetti. Quindi ogni anno ci viene data questa finestra, questa opportunità e ringrazio anche chiaramente tutti i partecipanti che vedo che sono numerosi. Per cui direi che a questo punto, dopo che hanno parlato i miei colleghi, direi di tirare un po' le file, no? Di tutta questa giornata passata assieme. Diciamo che sicuramente il clou del webinar oggi era un po' la loro presentazione e l'analisi di tutti i dati e l'importanza della presentazione di questi sistemi. Però sicuramente, lato mio, adesso vediamo un attimino. Che cosa questo comporta? Diciamo che sicuramente in fase assuntiva quello che è importante per quello che mi riguarda, ma quello che riguarda anche tutti i miei colleghi che si occupano di questo tipo di coperture è conoscere il rischio. Quindi non si può partire ad assumere un rischio o ad analizzarlo se non lo si conosce. Quindi per conoscere quello che stiamo andando ad analizzare, sicuramente per questo tipo di copertura, dove abbiamo visto, come hanno spiegato perfettamente i miei colleghi, ci sono tanti aspetti tecnici da dover considerare. Quindi sicuramente avere delle buone informazioni è una buona base di partenza, sia mio dal punto di vista sottoscrittivo, ma
quello che vorrei evidenziare con questo intervento è diciamo, l'importanza del cliente, no? Di far conoscere il proprio rischio. Quindi sicuramente iniziare ad affrontare una, diciamo, una sottoscrizione di una polizza con delle informazioni di base serve assolutamente per poter capire di cosa si sta parlando. Quindi avere già un questionario molte volte può essere già sufficiente, no? Quindi quando si ha un rischio anche medio-basso può anche bastare le informazioni che ci vengono date. Questo spesso non avviene nel senso che o si hanno poche informazioni oppure non se ne hanno completamente o altre volte non sono sufficienti. Quindi con questo nuovo approccio tecnico si cercherà, già lo stiamo facendo, di sopperire alla mancanza di informazioni che può essere dovuta o a proprio una difficoltà di recuperare, diciamo, i dati tecnici o anche all'impossibilità spesso, no? Perché molte volte non è la portata di tutti avere un'analisi del terreno, avere un'analisi che ne so, delle sostanze stoccate, per cui questo sistema può permettere sia di avere informazioni dove non ce ne sono, ma molte volte per certi tipi di rischi avere una più completa visione del rischio. Questo perché? Abbiamo già anticipato per due motivi, no? Quindi dal punto di vista sottoscrittivo, per avere un approccio tecnico e anche molto analitico con i nostri tool interni, eccetera, chiaramente più informazioni abbiamo, più il rischio è ben centrato e questo comporta, ed è qui l'argomento che spesso viene così più di interesse, viene anche valutato a livello economico in maniera corretta. E molte volte quando mi trovo a dover sottoscrivere un rischio di cui si conosce poco o addirittura nulla, la sensazione è quella che uno parte già con un'allerta di pericolo, di soglia di pericolosità medio-alta, per cui tutto quello che ne può comportare, anche quindi a massimali, sotto limiti e soprattutto anche di premi più elevati, no? Perché se ci troviamo a dover sottoscrivere un rischio, faccio l'esempio, con dei serbatoi di cui non conosco nulla, so che ci sono, potrebbero non esserci, potrebbero essere in buone condizioni o in pessime condizioni, chiaramente dal punto di vista assuntivo si cerca di tutelare, no? Quindi si va nella maggiorazione dell'analisi, per cui si suppone che non conoscendo nulla possano essere anche non ben tenuti, di una certa età, quindi il livello di rischio è più alto, per cui livelli di copertura più estesi e quindi premio più elevato, no? E questo, ecco, in genere è un argomento, è una tematica che fa suonare in genere il campanello d'allarme sia da parte dei broker ma anche da parte dei clienti, che magari non si aspettano di ricevere delle quotazioni con dei premi così elevati. Quindi sicuramente la non conoscenza del rischio comporta da parte del sottoscrittore un'analisi come se si considerasse un rischio medio-alto, no? Nella tutela di una copertura di trasferimento del rischio. Così come quindi dall'altro lato il cliente che sottopone quindi la propria azienda o la propria attività, no, per ricevere una quotazione di copertura inquinamento, non dando, diciamo, le informazioni di quello che gestisce o di come lo gestisce o di quello che fa nel dettaglio, chiaramente arriva difficile anche che cosa un servizio diciamo ritagliato su misura, no? Quindi quello che può essere la sua reale necessità molte volte o viene sottostimata o viene anche sovrastimata. Cioè molte volte quando uno chiede vorrei una copertura di inquinamento, magari mi viene dato solamente il massimale di richieste e l'attività, da parte nostra quello che si può dare è un servizio, tra virgolette, generico, no? Quindi una polizza, un prodotto che può andare bene a quel cliente ma anche a tanti altri, no? Per cui questa è l'importanza di dare l'informazione, di dare diciamo tutto il dettaglio per quanto possibile informazioni riguardo alla propria attività, chiaramente diversificata a seconda della tipologia di rischio e dal livello di rischio, però più diciamo io faccio conoscere, metto a disposizione e informo la compagnia, il sottoscrittore su quello che ho in casa, quello che faccio e come lo faccio, più diciamo la risposta, quindi il prodotto, la polizza che gli verrà fornita sarà ad hoc per la sua situazione, quindi né diciamo sovrastimata, perché molte volte poi vengono anche fornite, insomma vengono richieste un elenco di garanzie che magari l'amianto piuttosto che il trasporto, quando l'azienda stessa non ha amianto, non ha trasporto, e quindi gli si danno delle garanzie che poi in realtà gliele fai pagare e magari non ne ha neanche bisogno, quindi pagano per qualcosa che in realtà non ha bisogno.
come invece al contrario, magari viene dato la proposta di una copertura con delle mancanze, con delle lacune, perché magari lo stesso sottoscrittore non è a conoscenza di determinate peculiarità o di rischi che sono in casa al cliente, no? Magari ci sono dei serbatoi con delle determinate situazioni che non vengono dichiarati, non vengono anche così elencati, per cui magari quella copertura non viene neanche data. Poi in caso di sinistro viene detto: ma come mai non erano coperti? Spesso perché dice, non sapevamo neanche che ci fossero. Quindi questo è, diciamo, il clou, diciamo, il nodo, diciamo, il messaggio che ci tenevo a far passare, no? Quindi la conoscenza del rischio è fondamentale per fornire, diciamo, un servizio assicurativo, che io non lo chiamo polizza assicurativa, perché quello che è importante è che questo tipo di copertura è un servizio che viene anche dato al cliente proprio per conoscere il rischio e per supportarlo poi in caso di sinistro, che, come abbiamo già visto in precedenza, sono magari sinistri che avvengono, diciamo, meno di frequente, ma purtroppo quando avvengono, anche in caso di piccoli sversamenti ma mal gestiti, poi si parla di cifre, ahimè, abbastanza contingenti, abbastanza enormi. Per cui è proprio in fase assuntiva che vi è l'importanza di avere una trasparenza nella trasmissione del rischio, e quindi nella conoscenza delle proprie peculiarità. Per cui sicuramente l'invio di informazioni è fondamentale, quindi in questo caso sia per cucire delle polizze, mettiamolo così, tailor made, diciamo, proprio ad hoc per ogni cliente, ma soprattutto negli ultimi anni mi è stata possibile la sottoscrizione di alcuni tipi di rischi che fino a qualche anno fa mi era impossibile. Parlo in particolare degli M&A, quindi delle polizze dove c'è proprio un trasferimento di rischio in fase di fusione, acquisizione di terreni piuttosto che di abitati, dove in precedenza spesso non si avevano informazioni, per cui era un rischio che era difficilmente sottoscrivibile. Ad oggi, grazie a questa tipologia di approccio scientifico di analisi dei dati che hanno ben esposto i miei colleghi, oltre che quindi a conoscere meglio i rischi medio-bassi o comunque avere una visione a 360 gradi dell'attività, c'è anche questa seconda possibilità, che è quella di poter sottoscrivere o comunque poter analizzare, prendere in considerazione dei tipi di rischi che fino a ieri erano difficilmente analizzabili, soprattutto in Italia, perché sono rischi che magari all'estero anche i clienti sono più abituati a fornire parecchie informazioni, e parlo di due diligence, di fase 1, di fase 2, dove proprio si hanno analisi di dettaglio dei rischi, della falda, delle emissioni e della situazione del sottosuolo. In Italia appunto è ancora un po' siamo ancora un po' indietro, no, riguardo a questa trasparenza e facilità nell'invio e nella disponibilità di fornitura dei dati. Per cui spesso mi venivano richieste coperture di questo tipo e diciamo che era di difficile approccio se non si conosceva bene di cosa stavamo parlando, perché in genere sono dati di specifica analisi, di specifico dettaglio. Per cui grazie a questo tipo di sistema mi è concesso di conoscere, quindi di avere dati dove prima c'era proprio una non conoscenza della situazione. Quindi una maggior possibilità di sottoscrizione, questo sicuramente. Quindi questo un po' per chiudere, no? Volevo sottolineare che spesso la richiesta da parte nostra, da parte delle aziende, soprattutto da parte dei sottoscrittori di dati, di informazioni, di questionari o anche di dettaglio della loro tipologia di rischio, non deve essere vista come un'invasione, no? In casa loro e di una pura curiosità sottoscrittiva per riempire archivi piuttosto che sistemi per aziendali di interesse, così a livello di questionario, ma è proprio visto da parte, deve essere proprio concepito come una richiesta da parte del sottoscrittore di conoscere meglio il loro rischio, di conoscere quello che hanno in casa, no? Quindi l'attività, come viene gestita, per potergli fornire una copertura che rispecchi sia in caso di sinistro una reale
aiuto, quindi supporto di poter sia a livello economico ma anche a livello di servizio, in questo caso anche con dei servizi di incident response e quant'altro, quindi anche a livello pratico, ma soprattutto anche un premio che sia adeguato alla loro richiesta, no? Quindi come tipo di coperture, come garanzie, come sottolimiti, ma anche un premio che sia corretto per quello che potrebbero essere richieste in caso di esposizione. Quindi capire la reale esposizione consente di fornire, diciamo, dei prodotti, delle coperture che accontentino, diciamo, tutti, nel senso che siano davvero diciamo delle polizze che vadano a coprire a 360 gradi la necessità del cliente. Quindi questo è un po' il messaggio che volevo far passare, perché non sembra, ma ancora oggi spesso mi viene richiesto, non so, rinnoviamo come in corso, non è cambiato nulla, i questionari magari in corso d'anno. Ecco, questo davvero è importante, no? Quindi dare la informazione al sottoscrittore vuol dire aiutarlo, no? a dare un servizio migliore, questo sicuramente. A supporto di questo abbiamo già anche anticipato, anche Mauro ha detto quanto sia importante la possibilità anche di fare dei survey ambientali, quindi quando magari la documentazione è di difficile trasmissione, no? Magari non è sempre facile compilare questionari, piuttosto che fornire dei dati o aspettare, non so, l'ARPA che riceva e poi li trasmetta, ecco, tenere presente che c'è con AXA, c'è anche questa possibilità di fornire tramite i nostri risk engineering dei veri e propri survey da ingegneri specializzati su tutto il territorio italiano, europeo e anche a livello extraeuropeo, di professionisti che possono uscire per aiutare appunto sia ad analizzare il rischio, sia a raccogliere i dati e, come diceva giustamente la dottoressa prima, a anche aiutare il cliente a conoscere il proprio rischio, no? Quindi sicuramente sia dal punto di vista assuntivo, ma anche dal punto di vista di risk analysis e di risk consulting, importantissimo anche il servizio al cliente, no? Quindi interessa anche suo conoscere, diciamo, cosa può andare incontro. Quindi ecco, volevo chiudere in questo modo e poi se avete domande chiaramente sono qua. Vi ringrazio. Grazie infinite, ingegner Martinelli. Una domanda: quali tipi di rischi richiedono maggiori informazioni tecniche al momento, a fine assuntivo? Ma diciamo che allora, in generale, come ho ben detto prima, tutti i tipi di rischi andrebbero conosciuti, no? Anche dai più piccoli, avere un minimo di conoscenza, proprio perché magari è piccolo, è giusto che si faccia sapere che è un rischio piccolo e che è ben gestito. Quindi mi verrebbe da dire tutti devono dare le loro informazioni. Poi chiaramente più si sale a livello di rischiosità, quindi parlo magari di chimiche piuttosto di acciaierie, allora chiaramente aumenta la necessità di avere delle informazioni. Poi ad arrivare ai rischi che abbiamo già detto di M&A, dove addirittura diciamo se ci fossero degli audit di fase 1, di fase 2, quindi di maggior dettaglio, soprattutto di conoscenza dei dati di falda, ecco lì servono una buona mole di informazioni. Quindi chiaramente però si parla di rischi veramente medio-alti, no? Quando si parla di trasferimento di un rischio, quando qualcuno acquisisce un terreno, magari per anni ci sono state chimiche piuttosto che appunto grandi stoccaggi di prodotti tossici o anche di semplici depositi, chiaramente vuole sapere insomma che cosa si va a comprare, no? Che cosa può scoprire poi sotto il terreno fra un paio d'anni. Quindi sicuramente questi rischi hanno più necessità. Perfetto. Visto che abbiamo qualche minuto, c'è una domanda e poi però se abbiamo qualche minuto apriamo un attimo un tema molto importante. Questi strumenti di analisi, e questa è una domanda al pubblico, questi strumenti di analisi sono rivolti anche alle piccole e medie imprese? Se sì, quale fatturato minimo devono avere per essere considerate? Allora, chi è rivolta, perché per quanto riguarda le polizze recinquinamento non abbiamo un fatturato minimo, chiaramente vengono rivolte un po' tutte. Se invece proprio per questo tipo di analisi, la domanda è forse più rivolta a mio collega Mauro. Allora, l'ingegner Plantone, secondo lei? No, non c'è un livello di fatturato a cui
una determinata PMI può accedere. Quindi sostanzialmente possono accedere tutte. Come ho detto, il livello 1 di analisi sostanzialmente va quando abbiamo a che fare con aziende che hanno nel loro portafoglio almeno più di 10 stabilimenti, quindi 10 in su. Sotto questa quota, con la mia collega l'ingegner Martinelli, noi andiamo poi in realtà a fare un approfondimento io e lei su quelli che sono gli aspetti più importanti, le informazioni che sono state fornite, e normalmente mettiamo delle soggettività proprio per risolvere, come diceva lei stessa, diceva però anche perché, come dicevo, nel rischio ambientale, nelle polizze inquinamento, quello che c'è da notare è che spesso fatturato piccolo non vuol dire piccolo rischio, no? Non è così così scontata l'equivalenza, anzi, per cui spesso anche se ha un fatturato piccolo, magari se ha un sito solo, però se si hanno degli stoccaggi piuttosto che dei prodotti potenzialmente inquinanti, è chiaro che il rischio non è piccolo, no? Per cui per questo che in genere chiediamo le informazioni, ecco, esatto, anzi proprio quel rischio nascosto che spesso può portare delle brutte sorprese, no? Perché magari le grandi aziende hanno un controllo e una conoscenza dei propri rischi maggiore, no? Un'azienda medio piccola dice: ma sì, io non ho questo, non mi è mai successo nulla, ho 3 serbatoi, e sono proprio quei 3 serbatoi che basta uno che non te ne accorgi e che perde anche quella gocciolina giornalmente, che può arrivare in falda e quando si scopre l'evento, ahimè, siamo già magari a cifre di danni elevati, per cui non è così scontato che avere dei piccoli fatturati ci può, diciamo, esentare dal preoccuparci, ecco. Il supporto tecnico è ancor più, diciamo, utile e produttivo. Visto che abbiamo qualche minuto, apri un pochettino il tema, che non doveva essere il tema di oggi. Noi stiamo parlando di una polizza inquinamento specifica, quindi, e lei sta parlando, accennato a tutta una serie di servizi che sono specifici del caso di inquinamento, quindi per sottolineare l'importanza di non solo di avere un'analisi del rischio specifica, ma anche di una polizza specifica. Sì, sì, no, assolutamente. Diciamo che è una polizza chiaramente stand alone, quindi che copre il rischio ambientale a 360 gradi in tutti i suoi aspetti, quindi che va oltre quello che si può pensare, non so, l'estensione accidentale nella polizza RC, piuttosto che in altre polizze dove ci sono dei piccoli sottolimiti. Chiaramente quando si parla di polizza inquinamento si parla di polizza che copre tutte le tipologie di danno, quindi danno sia accidentale ma anche quello graduale, e soprattutto tutti i danni da bonifica, sia interni al sito che all'esterno del sito. Garanzie ed estensioni che nelle polizze più classiche che già magari un cliente compra, che sono appunto polizze ad RC generale, seppur presente un minimo di sottolimite, chiaramente copre poco e niente. Ecco, diciamo che in caso di evento inquinante, purtroppo poi scoprono che, insomma, che non è un granché quello che viene coperto, perché oltre ad avere in genere solo un sottolimito di 500/1 milione, è limitato all'accidentalità, quindi a determinati tipi di inquinamento che non sono tra i più frequenti, diciamo, purtroppo, e soprattutto non sono coperte tutte i danni da bonifica, che è il primo step in fase di evento inquinante. Poi tutta la parte anche di danno ambientale, di cui ormai se ne parla e tutti lo conoscono, che è un'altra cosa rispetto al danno da inquinamento, no? È un danno, come tutti sanno, ma è un danno alle specie d'habitat naturali protetti, che è un di cui, no? Di tutte le coperture inquinamento, che una volta che avviene un evento inquinante, gli enti preposti spesso lo evidenziano, e chi inquina deve pagare anche queste spese. Per
E anche gli interventi prima della creazione del danno. Esatto, questo è stato una piccola digressione, perché abbiamo parlato tanto dell'importanza di conoscere il rischio, l'importanza del trasferimento, anche l'importanza del trasferimento corretto. Una ultima domanda dal pubblico e poi lascio a voi la parola per una chiusura conclusiva. La domanda è questa: agenti e broker sono al momento in grado di comprendere e trasferire le informazioni necessarie ai clienti ai fini di una migliore gestione dei rischi ambientali? Ma diciamo, agenti, io ho poco a che fare, ecco, con ramo agenti. In genere non, con AXA la parte inquinamento non viene fatta con noi. Per quanto riguarda i broker, diciamo che mi piacerebbe dire di sì. In realtà, secondo me, è ancora un aspetto, ancora una, diciamo, una polizza ancora così tanto tecnica che secondo me spesso è un po' mancante di alcune informazioni. Per cui io ormai sono un po' di anni che io sono in questo ramo. E un po' perché magari non ci sono dei broker, diciamo, specializzati sulla linea inquinamento, purtroppo, perché magari per ovvi motivi economici non è magari una linea che in questo momento vogliono puntare, o per altri motivi chiaramente sono broker che fanno anche altro, per cui è impossibile per loro avere una preparazione a 360 gradi su tutte le tipologie di rischio, e su un rischio così tecnico magari è difficile avere tutte le informazioni. Quindi diciamo che sicuramente noi daremo il supporto, no? Per questo sono qua, per supportarli quando hanno bisogno, anche con i clienti spesso, cioè, diamo la disponibilità personalmente di fare anche dei colloqui, o comunque di fare degli incontri per meglio spiegare la nostra polizza e il nostro prodotto. E poi chiaramente anche loro, alcuni broker hanno un po' più di dettagli, di specialità, per cui magari negli anni, per fortuna ci sono i broker che hanno magari anche per loro indole magari maggior sensibilità, perché purtroppo, non essendo una polizza obbligatoria, questo c'è da dire, spesso non viene tanto sponsorizzata, no? Ma ci sta, anche perché poi il cliente deve anche lui cercare di spendere dove può, no? I problemi economici in tutti i periodi non sono, cioè, li sappiamo tutti, per cui quando si può risparmiare, giustamente magari tagliano dove non c'è la necessità o dove non c'è l'obbligatorietà. Per cui speriamo che in futuro, diciamo, si aumenti questa attenzione all'ambiente, anche perché poi è il nostro bagaglio, no? Quindi è il nostro interesse anche tutelarlo. Ecco, quindi questo è un messaggio che mi sento in positivo da mandare, no? Quindi le polizze servono anche per proteggere il nostro ambiente, no? Che quello in cui viviamo, e è anche giusto tutelarlo. Condividiamo pienamente. E chiedono: è possibile comprendere anche il rischio dell'amianto? Sì, certo. È un rischio che, ripeto, se ben conosciuto, capire in che termini è sottoscrivibile. Perfetto. C'è una risposta di broker che partecipano e dicono che il problema più che altro è della sensibilità del cliente, più che della... Sì, certo, della certo. Quindi sia a livello di sensibilità, che a volte manca, sia anche, ripeto, secondo me è proprio una questione economica, perché fossero gratis o comunque a prezzo... penso che la sensibilità ci sarebbe, nel senso, il problema è quello, cioè se uno deve fare, mi metto anche nei panni del cliente, tre polizze, hai un budget di 5.000 euro, 6.000 euro, tagli dove non c'è un'obbligatorietà. Purtroppo in Italia ancora non c'è, perché forse comincia a esserci un po' di sensibilità, però non essendoci l'obbligatorietà la vedo dura, no? È per questo che la sensibilità è anche collegata alla necessità di andare a risparmiare, perché molte volte la sensibilità l'avverto perché mi vengono fatte le richieste, no? Quindi se c'è una richiesta, poi quando magari si trovano di fronte a premi che non sono neanche così tanto elevati, però poi quando poi si trovano a fare i conti in casa, se devono tagliare, purtroppo tagliano nelle polizze inquinamento, comunque in quei rami dove non c'è una richiesta obbligatoria. Ok, adesso lascio la parola all'ingegnere Zanardi e all'ingegnere Plantone. Vi segnalo solo che c'è un broker che dice: no, guardate, ci sono anche i broker specializzati, per fortuna. Meno male, per fortuna. Infatti l'ho detto, che per fortuna qualcuno si sta specializzando e ha questo interesse, e meno male, meno male. Lascio la parola di chiusura agli ingegneri Zanardi e Plantone, abbiamo ancora 5 minuti a nostra disposizione. Vado io.
Beh, io questa è la mia terza partecipazione agli eventi ARA, sono detto prima molto molto utili, è interessante mantenere sempre il tema vivo e specifico sempre che i rischi vanno analizzati, non esiste solo il rischio property, esistono anche questi rischi, sono molto molto particolari, ma anche molto, molto rilevanti, anche più di quelli classici dal punto di vista degli scenari. Lo dicevamo prima, è sufficiente, dico questo perché ho seguito nei anni passati in industria delle attività di bonifica superiori ai 10 milioni di euro come impiantistica, e devo dire che le spese che le aziende hanno quando avvengono degli eventi sono veramente molto molto rilevanti. Quindi se non sono aziende grosse è difficile che possano sopravvivere, proprio perché nel momento in cui avviene un evento scattano tutta una serie di meccanismi sociali e di interessi, diciamo, di parti, che inevitabilmente vanno a concentrarsi sulla richiesta di risarcimenti, e la richiesta di risarcimenti ambientali ha degli effetti su terze parti, cioè praticamente sulla salute, parlo proprio della salute umana, che sono a livelli eccezionali. Quindi sfido un'azienda normale che non vuole neanche dare informazioni a sopravvivere ad un evento o a un sinistro. Peggio ancora quando poi l'evento c'è e non lo dichiarano. Ok, ringraziamo tutti i partecipanti. Angelica, a lei la parola. Tutti gli Grazie, speaker. Paola. Grazie. Allora, un ringraziamento ai relatori di oggi, alla nostra moderatrice, e grazie a tutti per averci seguito. Come vedete, vi ho proiettato la slide con le istruzioni per il test finale. Dalla platea stanno arrivando moltissimi ringraziamenti, grazie mille, molto interessante, il webinar è interessantissimo, un saluto particolare a Mauro, scrivono. Quindi adesso iniziano ad arrivare i ringraziamenti, quindi grazie mille, buon test e ci vediamo prestissimo, vi aspettiamo domani per un altro webinar, buona giornata. Ciao. Grazie a voi. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.